La Festa dell'Europa, celebrata a Torino in tutto il Piemonte con innumerevoli iniziative, ha assunto quest'anno, nel 50° anniversario dei Trattati di Roma, un particolare significato. La ricorrenza del 9 maggio, data in cui si ricorda quando Robert Schuman, ministro degli esteri della Francia, in quel giorno del 1950 pronunciò il discorso che diede origine al processo di integrazione europea, ha rappresentato un'ulteriore occasione di riflessione sul percorso sin qui compiuto e sulla necessità di far avanzare il processo di integrazione europea. È stato così messo a punto un fitto calendario di eventi e di iniziative per promuovere una maggiore vicinanza dei cittadini all'Europa, a cui hanno preso parte numerosi enti locali e realtà europee. Il momento clou di tutte le manifestazioni è stata la festa che si è svolta il 12 maggio in Piazza Castello a Torino, con musica, intrattenimenti e animazioni. Il senso della Festa dell'Europa quest'anno è fondamentale, importantissimo, perché stiamo festeggiando i 50 anni dalla firma dei Trattati di Roma, cioè dalla nascita del mercato comune, che è un po' il nonno dell'Unione Europea, in un'Europa a 27 che ha oggi certamente dei problemi, ma li ha sempre avuti nel corso della sua storia e li ha superati, e quindi ha superato i propri confini progressivamente, ha battuto le frontiere, siamo passati da avere un'Europa in cui dovevamo mostrare il passaporto, dovevamo pagare i dazi doganali, a un'Europa in cui ognuno di noi può circolare liberamente, in cui molti paesi hanno una moneta comune. È anche però l'anno in cui la crisi della Costituzione europea, seguita al no di Francia e Olanda, deve trovare una soluzione. Noi confidiamo che questo sia l'ultimo anno in cui l'Europa si chiede se deve andare avanti con il processo costituzionale. Confidiamo che superi, risolva i suoi problemi e che quindi dall'anno prossimo noi potremmo dire che siamo entrati nella fase finale del percorso costituzionale europeo, cioè che ci porta ad essere un'Europa unita non solo economicamente, con la moneta comune, con i mercati aperti, ma anche un'Europa con una politica estera comune, una immagine nel mondo comune. Insomma, quegli Stati Uniti d'Europa che Altiero Spinelli, di cui quest'anno ricordiamo i 100 anni della nascita, ma più recentemente il Presidente del Consiglio lussemburghese Juncker, hanno voluto chiamare gli Stati Uniti d'Europa.